ciao a tutti ragazzi sono io sono le 300 ben ritornati in questo nuovissimo video della patch 18.20 una patch non molto piena e carica di contenuti però comunque diciamo che in modalità creativa e per quanto riguarda alcune skin del Fortnite, Ma mars diciamo che ci siamo io credo sinceramente che la prossima settimana avremo la 18 probabilmente 18.21 io penso che la 18.30 potremo avere un aggiornamento molto più serio del Fortnite Merse. Questo aggiornamento non era diciamo, molto, molto indicato per il Fortnite Merse, sem semplicemente sta anticipando delle fasi che vedremo ovviamente nel Fortnite Merse. Scusate se ripeto sempre questa parola, però ovviamente è tutto legato a quest'ultima, quindi non posso fare a meno che nominarla. un'altra cosa importante è lo spostamento del cubo dorato che è praticamente è a sobborghi scalinati. Ed è vicino l'indomani, ovvero il centro della mappa. Quello che hanno lasciato gli alieni quando hanno risucchiato la guia nella stagione primitiva. Andiamo quindi a vedere i primi oggetti. Abbiamo queste qua, ad esempio, che sono tutti gli oggetti che sono stati aggiornati e aggiunti con la nuovissima patch. Vedete, c'è uno skin nuovo come questa qua. Un corvo, mezzo zombie, mezzo. non si sa più che cosa sia. E mezza mummia. Poi c'è Sanctum con lo stile rosso, lo skull trooper. Tra l'altro che ho riscattato con lo stile dorato, veramente molto figo, devo essere sincero. E poi altre mille cose aggiunte, skin nuove, skin vecchie, insomma, un po' di macello. Andiamo avanti e parliamo delle nuove carte, dei nuovi anzi tarocchi. Del Fortnite Nightmares. Abbiamo questi qua. Eh, che dovrebbe essere in realtà boccaccia, se non sbaglio, è una skin appunto di uscita, se non erro, nel, nel Fortnite, Mers 2019, quindi del capitolo 2, stagione 1 ehm, Che sarebbe una skin appunto con la bocca tutta aperta, con i denti, robe strane, che potrebbe fare il ritorno nell'item shop e, ovviamente i, i picconi sono praticamente quelli suoi, palese, e quindi... Credo che lo rivedremo Poi abbiamo un piccone molto caratteristico E questo è il piccone del, degli Skull Trooper Quello che è uscito nella stagione 6 Durante il Fortnitemers Nightmares del 2018 Durante appunto la stagione 6 capitolo 1 Questa qui che è una skin nuova Che è stata trovata nel file gioco Quindi la vedremo probabilmente in una di queste settimane Qui c'è pesce secco come vi ho fatto vedere nelle immagini di prima Se vedete, tornate indietro col video Vedrete che c'è appunto pesce secco tutto gommoso Quindi probabilmente questo questo dovrebbe essere una collaborazione, ma non mi ricordo completamente con chi. E poi questo qua, ragazzi, dovrebbe essere il pipistrello. Quello che è stato trovato nei file di gioco, il pipistrello Drift. Che, che, devo dire la verità, è molto, molto carino. Ci sta, è figo. Andiamo invece avanti e parliamo della grotta. Nessuno ci sperava più, era un caso, era tutto un caso. E la grotta non tornava. Anche io stesso ho detto, mi sembra strano che la grotta torni. Siamo ancora poco lontani dal Fortnite Mers. Ma a quanto pare abbiamo delle cose interessanti, il livello della grotta si è abbassato di nuovo, dopo che si era abbassato dopo la 18.10, dopo due settimane è tornata diciamo all'attacco e sta diminuendo ancora il livello dell'acqua, non sappiamo se ehm, in effetti stanno semplicemente diminuendo il livello dell'acqua solo per fatto di gameplay, eh, ma credo che non sia un fatto di gameplay a sto punto. Eh, però non lo so ragazzi, possiamo aspettarci veramente di tutto io non credo che, cioè non capisco perché dovrebbe ritornare la grotta proprio in questa stagione come vi ho, vi ho detto tra l'altro in un video dedicato alla grotta dove ci sono cose in ballo molto più interessanti e non nella semplice e banale grotta però penso che tornerebbero a giocare tipo un centinaio di persone tra cui Tifu che gli piaceva la grotta quindi speriamo la mantengano probabilmente forse il gioco re... <ride> avrà di nuovo un carico di giocatori bestiale Andiamo avanti con le nuove due armi rispettivamente per il fucile d'assalto da combattimento e il fucile, cioè, scusate, e il, la mitraglietta de, da combattimento, Fortnite ci ha posto queste due scelte. Dopo averci fatto scegliere le, le, il, il, come si il lanciatore di granate ad onda d'urto con il rift to go, che ovviamente io avrei scelto il rift to go, però vabbè. E ci fa scegliere queste due armi, stavolta però ci, ci mette in ballo cose un po' più difficili perché realmente noi non conosciamo molto bene queste armi, ovvero sì, magari chi legge l'X può vedere quanto toglie, quando non toglie un'arma, quanto rinculo ha, anche se hanno specificato che quest'arma ha molto molto rinculo, e non lo sappiamo e quindi in questo caso proprio sarà la sorte, la sorte, la sorte, perché noi non abbiamo mai preso in mano queste due armi, quindi non sappiamo quale scegliere fra le due. Eh, io spero che almeno, dato che sono due armi nuove, spero che in futuro, anche in questa, faccia, anche in questa stagione stesso, spero che, che almeno una di due armi, poi dipende che quale viene scelta appunto, quella diciamo che rimane nel magazzino, poi venga messa di nuovo fuori dal magazzino, perché non avrebbe senso. Cioè voi mi costruite, mi ridisegnate due armi completamente nuove, perché queste armi sono completamente nuove, non le ho mai viste, e poi per poi una lasciare nel magazzino e l'altra mettere nel loot. Non è che ci abbia molto senso questa cosa. Quindi, io spero che la mettano vivamente. Così almeno possiamo provare tutte le armi nuove. O magari poi se la tengono come carta gioco, diciamo in un futuro. Andiamo avanti, ragazzi. Perché sono tornati i resi? Eh, non so perché, ragazzi, mi sono triggerato un sacco. Ehm, ma vi spiego il motivo. Praticamente, l'altro giorno, no? Cazzeggiando sul gioco, ho detto. Ma, ma i ticket, vero? Io tra l'altro i ticket li ho spesi. L'ultima volta li ho, li ho usati nel 2018, considerate. Perché mi ero venduta la bombarola oscura bomba per comprarmi lo skull trooper ad Halloween. Era la season 6, ancora avevo un biglietto rimanente. Ho detto: sai che c'è? Mi prendo lo skull trooper. L'ho venduta a lei, mi erano rimasti i V-Bucks in più. E mi sono comprato lo skull trooper. E ho detto. Beh, però queste cose non hanno senso. Dopo tanto tempo non, hanno, non ha senso che ci sono i ticket che non ci sono più, non, non avrebbe senso. Ragazzi, in questa patch inaspettatamente sono tornati. Ovviamente come potrete però leggere, eh, vi invito ovviamente a leggere, che il prossimo 12 ottobre 2022 è un altro ticket. Però non dovete sprecare questo, perché se sprecate questo, dovete aspettare di nuovo un altro anno. Mentre per il ticket per un altro ticket ancora dovete aspettare l'anno dopo, quindi fino al 2023. Quindi questi ticket saranno riscattabili ogni anno, a partire appunto da questa patch. Io credo che se voi riscattate il ticket, ad esempio, un ticket lo riscattate tra un mese, eh, ad esempio il 12 novembre, eh, penso che il 12 novembre 2022 potrete riscattare il ticket. Però credo che questo qua del 12, del 12 2022 e 12 2023 credo che rimangano della stessa data. Non ho capito benissimo come funzionano queste cose, però vabbè. Eh, non è stato aggiunto moltissimo in creativa. Sì, sono stati aggiunti molti dispositivi. Tra cui il pupazzetto, quello per fare le robe degli NPC. Diciamo, o perlomeno, il usuro per quello. E eh, altre robe veramente fighe, trovate le file di gioco. Tra cui delle armi da mischia, molto, molto interessanti, ragazzi. Dopo la spada che di fuoco era stata trovata nella 17.40. Quattro patch dopo, all'incirca, sono state trovate un sacco di altre armi da mischia. Il che rende veramente la creativa veramente speciale adesso. Tra l'altro, hanno aggiunto anche le jug splash ehm, piccanti, quindi quelle là, eh, esotiche. Adesso io dico, loro in un'intervista hanno detto che non mettevano le armi mitiche, barre esotiche, all'interno eh, della, della modalità creativa perché volevano fare... Che queste cose erano solo per, erano solo esclusive per la battaglia reale. Ma adesso che voi mi avete messo un, un, un oggetto più che un'arma esotica all'interno del, della, della creativa, vi siete un po' contraddetti in questo caso. Comunque siete degli, dei mezzi ipocriti. Ma non mi interessa la fin fine, perché io spero che questo sia l'inizio poi di tante altre cose che metteranno in creativa, tra cui appunto lo sparslurp, altre mille armi esotiche che sono fighe da usare in creativa, le armi mitiche, tutte le armi mitiche da partire dalla stagione 1. dalla stagione 2, capitolo 2, fino ad oggi, quindi tutte le armi mitiche che sono uscite. Perché in creativo sono quelle che potrebbero essere meno sgravate piuttosto che in battaglie reali. In battaglia reale, ovvio, ovvio che sono molto più sgravate. Ma in creativa, ragazzi, dove le regole praticamente non esistono. Eh, Puoi pu metterti anche 100.000 di vita in creativo, quindi figuratevi se non sono proprio. Un... anzi, sono meno sgravate addirittura. Io non capisco il motivo per cui devo poter rendere così utili. Tra l'altro, piuttosto mettete mette delle armi avvoltate. Quindi, ad esempio, lo Scar di Sky, per farvi un esempio, non c'è già più da un anno eh, all'interno del gioco toglietelo, cioè, cioè mettetelo, scusate, mettetelo in creativa, che senso ha non metterlo, non ha senso l'esclusiva in battaglia reale, non ha senso, allora tutte le cose che ci sono in battaglia reale, adesso che ci sono in creativa, che non sono più esclusive, che c'entra, cioè non ha senso. Comunque ragazzi, spero che questo video della patch 18.20 vi sia piaciuto e questa mia piccola critica per quanto riguarda le modifiche di oggi in modalità creativa vi siano piaciute e noi ci vediamo quindi, a un prossimo video.